Ciao a tutti, sono Sissi, bentornati sul mio canale. Non sono sparita! Lo so che dal mio ultimo video è passato tanto tempo, ma se mi seguite anche sull'altro canale, Sissi Cattaneo, ho rilasciato un video dove dico che comunque in queste settimane ho avuto un problema di salute e che sto cercando di risolvere. E purtroppo questo 2018 per me si è aperto malissimo, veramente. È iniziato male, sta continuando male e niente, quindi sto cercando di risolvere questa cosa, sto facendo un po' di esami, non penso che sia nulla di, cioè spero, incrociamo le dita, che non sia nulla di grave, però comunque sto facendo degli esami perché ho un po' delle problematiche che vanno indagate e niente, quindi non sono stata proprio nel mood di stare davanti alla telecamera in questi giorni e spero che possiate perdonarmi. Oggi vi faccio un video appunto che è collegato un po' a questa cosa, perché comunque essendo abbastanza preoccupata, abbastanza in ansia per questa cosa, vi faccio vedere un mio hobby che ho dall'anno scorso, sì dai, diciamo così, diciamo da un anno e mezzo che ho cominciato con questo hobby, che mi permette di arginare un po' la mia ansia, arginare un po' la mia ipocondria e cercare di non pensare troppo alle cose brutte, insomma, ed è colorare i mandala. Allora, io vi faccio vedere. Allora, colorare i mandala in che senso? Allora, i mandala sono, io ho un po' di miei lavori qua, per intenderci. I mandala sono questi, io li scarico su internet, qua c'è la mia firma e la data, che magari non è neanche il caso di far vedere perché è dell'anno scorso. Questo forse è il primo che ho colorato, vabbè, comunque io li scarico su internet, però ci sono anche tanti libretti, tante cose che potete comprare. E tipo questo è un'agenda che mi ha regalato una mia carissima amica che si chiama Joanna, che abita in Germania, e quando è venuta a trovarci, insomma, mi ha portato questa bellissima agenda che io ho incominciato subito dalla prima pagina, vedete che è così, ho cominciato a colorare ed è praticamente fatta, è in tedesco ovviamente. E niente, è come un'agenda normale, solo che tra una pagina e l'altra ci sono questi mandala da colorare. L'ho lasciata un attimo in sospeso perché la stavo facendo, ma mi è venuto fuori un altro progetto che praticamente io li sto facendo anche un po' su commissione. E una mia carissima amica che si chiama Irene, che segue anche il canale, mi ha chiesto di fare. Praticamente ha visto questa farfalla, che è una farfalla che ho colorato per un'altra mia amica, per la mia amica Daniela, che lei l'ha fatta poi plastificare e l'ha messa nella sua agenda come separafogli, insomma, come separatore. E siccome gli hanno regalato un'agendina, mi ha chiesto se potevo colorargliela, quindi adesso vi faccio vedere. C'è anche dall'altra parte, solamente che la sto facendo e non voglio dare anteprime perché è una sorpresa, quindi c'è esattamente dall'altra parte lo stesso disegno, l'avete intravisto, e voglio colorarlo da una parte e dall'altra parte, quindi dalla parte di qua, quella che non vedete, con i colori caldi, mentre dall'altra parte con i colori freddi. Poi la ritaglierò e la consegnerò a questa ragazza, che la farà plastificare come più le aggrada e la... E insomma la userà come separacarte. Niente, praticamente questa cosa di colorare i mandala è un hobby che, vabbè, richiede più o meno tempo, insomma, quello che volete dedicargli. Potete anche iniziare un progetto e portarlo avanti, insomma, portarlo avanti, oppure potete anche lasciarlo lì se alla fine non vi va più di continuare a colorare. Per esempio, vi faccio vedere questo. Questo qui è un cuore che avevo iniziato, vedete, è un cuore, è bellissimo questo cuore, io l'avevo iniziato a un po' prima di San Valentino dell'anno scorso, perché volevo, insomma, volevo farlo plastificare e volevo regalarlo come biglietto
al ragazzo con cui stavo uscendo l'anno scorso, insomma. E niente, quindi mi sembrava una cosa carina, visto che anche gliel'ho fatto per Natale, e gli ho fatto, non era un cuore, era un'altra cosa, gliel'ho fatto plastificare e gliel'ho fatto trovare con il regalo di Natale. Quindi è anche una bella idea così, no? Fare qualcosa così di personale, colorare e poi, insomma, usarlo come biglietto, un'idea carina. Solamente che poi le cose sono andate male e non ho neanche finito di colorarlo perché non ho il coraggio di buttarlo via. Non ho il coraggio di buttarlo via e quindi lo lascio qua incompiuto come promemoria. Come promemoria, tipo, sì, ricordati di questa cosa. Niente, quindi io vi faccio vedere un po' di miei lavori. Questo è quello che vi ho fatto vedere prima. Poi ho fatto anche questo è bellissimo. Questi io li scarico da internet e poi insomma li coloro quando ho tempo, quando ho qualche attimo libero, anche questo è bello, molto bello. E niente, solo che li potete trovare su internet, potete comprare i libretti o le agendine, insomma, si trovano in qualsiasi libreria o anche al supermercato, adesso ne ho visti. Questo è bellissimo, è con i fiori. E praticamente io non mi ricordo più, fa parte proprio di un libro che io ho trovato su internet, il PDF. Ce l'ho anche più piccolo, l'ho stampato anche più piccolo che deve venire una meraviglia. Adesso vediamo se lo trovo. Ce l'ho qua. Solamente che cioè io coloro a pastelli ed è proprio piccolissimo. Cioè a me piacerebbe questo, colorare questo. Vedete quanto è piccolo? Cioè guardate in confronto anche all'unghia. Cioè questo bisogna veramente colorarlo con dei pastelli, cioè fare sempre la punta ai pastelli oppure colorarlo, non so, con i pennarelli, quelli a punta sottilissima, insomma. Però mi piacerebbe continuare questo progetto e colorare anche questo, magari regalarlo. E niente, è veramente bellissimo questo disegno. E questi, insomma, sono dei primi che ho fatto. E anche questo è bellissimo sul rosa ed è spettacolare. E niente, questo è uno dei miei hobby che praticamente è una mia forma di meditazione, è una mia forma artistica perché io non sono una persona molto artistica, cioè tipo a disegnare io c'è zero proprio, faccio proprio pena a disegnare, però mi piace molto colorare, quindi ho trovato questa cosa che riesce a coniugare un po' le mie esigenze, insomma, la mia esigenza di essere un po' zen, di stare tranquilla con il mio sfogo artistico per quello che posso. E niente, fatemi sapere se anche voi avete questa passione, se vi è capitato di colorare qualcosa, ve lo lascio come consiglio, che è veramente un bel hobby, un bel passatempo. E lasciatemi un like se vi è piaciuto il video, sentiamoci nei commenti, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e speriamo di vederci presto. Un bacione, ciao!